Sono più forti dei singoli stati, sono decisivi sia nel determinare il valore delle monete, sia nel decidere quali debiti pubblici statali sostenere. E sono proprietari di quote molto consistenti di centinaia di importantissime aziende che letteralmente determinano il nostro futuro, il nostro presente e il nostro futuro. Stiamo parlando dei fondi di investimento, un fenomeno che era ancora circoscritto all'inizio del nuovo millennio, poi dopo la grande crisi 2007-2010 di cui vi ho parlato nella puntata precedente, hanno saputo cavalcare questa crisi. Hanno beneficiato dell'operato delle banche centrali e dei governi e sono cresciuti a dismisura. Sono cresciuti a dismisura, vi do subito i numeri principali. Nel 2022 hanno gestito attivi per 44 mila miliardi di dollari e due solo di questi fondi di investimenti, BlackRock e Vanguard, ne hanno gestito quasi la metà, quindi in pratica due soli fondi di investimento gestiscono un valore pari a un quinto dell'intero PIL mondiale, un quinto dell'intero fatturato annuale mondiale. E appunto i primi 10 fondi di investimento detengono una quota che secondo le stime va dal 30 al 40% delle prime 500 società mondiali. Quindi una concentrazione di potere e di capacità finanziaria assolutamente enorme, mai registrata nella storia dell'umanità. Ma cosa sono questi fondi di investimento? Beh, è semplice, ci viene in aiuto il sito della Consob e ci spiega che i fondi di investimento sono dei soggetti di gestione del risparmio, quindi in Italia li chiamiamo SGR, società di gestione del risparmio, che riuniscono il denaro di più risparmiatori e lo investono come un unico patrimonio in attività finanziarie, quindi azioni, obbligazioni, titoli di Stato, eccetera, o anche in immobili, rispettando una serie di regole volte a ridurne i rischi e appunto il tutto fatto in maniera unitaria. Questa è la definizione principale, ma come sono diventati dei giganti così enormi da letteralmente sconvolgere il mercato e proprio la vita economica e pratica di tutto il mondo? Vi faccio un riassunto di questo articolo che trovate appunto nel sito di valori.it. Allora, innanzitutto riprendiamo, anzi, definiamo una situazione che è andata a modificarsi profondamente nel corso della storia dell'umanità, cioè da sempre il prezzo di un bene, che sia oro, che sia frumento, che sia ferro, è determinato dalla legge della domanda e dell'offerta. In questo mondo ultra finanziario e ultra rapido, il prezzo non si stabilisce più in base alla domanda e dell'offerta, ma è diventato il risultato di una serie di scommesse, cioè si scommette se il prezzo salirà o scenderà con una serie di strumenti, tipo i derivati o altri, che spiegheremo eventualmente più avanti, ma il prezzo, il concetto chiave, non è più determinato dall'abbondanza o dalla scarsità di un certo bene, ma da quello che il mercato sta scommettendo che sarà nel futuro, però quel prezzo intanto viene determinato immediatamente. Quindi un mondo, un mercato che è assolutamente rovesciato. Ora, qual è l'altro concetto principale da capire immediatamente? Che questi fondi gestiscono il denaro nostro.
perché raccolgono il risparmio, raccolgono denaro dal mercato, cioè nel senso sono o i guadagni delle imprese o i risparmi delle imprese o dei privati che depositiamo presso le banche, depositiamo appunto in queste SGR, in queste società, in questi fondi di investimento, ma il denaro è il nostro, il denaro è quello creato, risparmiato dal cittadino. Ora, con questo denaro, i fondi di investimento hanno acquistato sia aziende private da Apple, Microsoft, Nvidia, eccetera, eccetera, ma anche, e così facendo, tra l'altro, ne hanno determinato anche un aumento o una diminuzione del valore azionario, ma anche hanno acquistato società pubbliche. Hanno acquistato anche società pubbliche a cui sono affidate le reti, le infrastrutture. Quindi sono un controllo, sono un cartello, scusate, sono un cartello che controlla i prezzi, controlla soggetti pubblici, controlla anche quelle famigerate agenzie di rating di cui ho parlato qualche puntata fa, che sono quelle che danno il punteggio sulla solidità, appunto, di un'azienda o di uno Stato. Quindi, tramite proprio la proprietà, in senso stretto del termine, il fatto di essere proprietari del 30-40% di queste grandissime aziende, controllano le agenzie di rating, la gran parte della stampa economica, le principali banche del pianeta. Idem per le assicurazioni, idem per la farmaceutica, l'industria militare, le società super tecnologiche, la filiera alimentare, quella energetica, comprese anche le rinnovabili e anche il turismo, tipo alberghi, Airbnb, gioco d'azzardo e anche gran parte di quello che si chiama in inglese entertainment, cioè il divertimento. Ora, un altro concetto chiave è che gli Stati Uniti hanno un ruolo estremamente centrale in questo senso, perché da una parte questi fondi di investimento si rivolgono soprattutto al mercato americano privato delle aziende, ma dall'altra perché questi fondi di investimento vanno a finanziare il debito pubblico statunitense. Quindi la cosa paradossale è che i soldi degli europei, dei cittadini e delle imprese europee che vengono dati in gestione a queste società, a questi fondi di investimento, con questi soldi i cittadini e le imprese europee inconsciamente, inconsapevolmente, vanno a finanziare il debito pubblico americano ed è un enorme sconvolgimento, un enorme peggioramento per quanto riguarda invece i debiti degli stati europei. Ora, consideriamo che l'Europa ha una forte capacità di risparmio, si parla di più di 30 mila miliardi di euro che l'Europa potrebbe autogestirsi e invece vanno a finire appunto a finanziare imprese americane, debito pubblico americano. Un debito pubblico americano che, anche questo viene comunicato ovviamente pochissimo, aumenta di 1.000 miliardi ogni 2 mesi. Aumenta di 1.000 miliardi ogni 2 mesi. E ha già superato i 35 mila miliardi. Ora l'Italia ha per esempio ogni anno bisogno di rifinanziare circa 350-400 miliardi di suo debito pubblico, di rifinanziarlo, il nostro debito pubblico è più elevato, ma ogni anno diciamo dobbiamo rinfrescare, dobbiamo rifinanziare 350-400 miliardi di debito. E senza l'ausilio di questi fondi si va in grande difficoltà, quindi paesi come l'Italia devono offrire dei tassi di rendimento molto più elevati e
e questo a cascata può comportare un ancora peggioramento della nostra situazione, comunque un fortissimo rischio. Ed è un peccato perché l'Italia ha un risparmio gestito di 250 miliardi di euro, ma solo il 12-13% va all'acquisto dei titoli di Stato italiani. Ora, su tutto questo la politica è assente, in primo luogo non se ne parla, io l'ho detto anche nel video scorso, i politici che non parlano del dominio della finanza sono o gravemente ignoranti, ed è gravissimo, o peggio, perché questa è la situazione in assoluto più importante, perché questi grossissimi gruppi letteralmente sono proprietari, proprio proprietari del mondo, delle più grandi aziende, sia private che pubbliche. La politica non ne parla, meno che meno controlla o gestisce. E questo cosa ha comportato? Che i ricavi crescono, ma crescono anche i licenziamenti. Allora, nel 2023, le grandi società informatiche, Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta e Netflix, hanno realizzato profitti per 61 miliardi di dollari. Queste società sono controllate da tre grandi fondi di investimento, Vanguard, BlackRock e State Street, ma in questo periodo, nel 2023, hanno licenziato quasi 250.000 dipendenti, dopo che l'anno prima ne avevano licenziati già 160.000. Questi sono dati che non vi fornisce quasi nessuno. Si parla sempre dei grandissimi exploit, prestazioni di queste imprese, ma solo nel 2022-2023 hanno licenziato cumulativamente più di 400.000 dipendenti. Non è sufficiente alla sequela delle cattive notizie. Il mondo è a rovescio e queste grandi società pagano pochissime tasse. Abbiamo parlato in un'altra puntata dell'elusione fiscale e questa è un qualche cosa che queste società usano abbondantemente. In alcuni casi, per esempio, se parliamo proprio dell'Italia, le filiali italiane di queste grandi aziende informatiche hanno pagato lo scorso anno, nel 2022, 187 milioni di euro a fronte di fatturati di 8,5 miliardi di euro. Quindi un fatturato di 8,5 miliardi di euro pagate al fisco 187 milioni di tasse. Una cosa che credo molti liberi professionisti e molte piccole aziende gli farà venire il sangue all'occhio. Come per esempio il fatto che Booking non ha versato neppure un euro. E questa condizione è resa possibile proprio dalla natura della tassazione esistente, che non è in grado di colpire i servizi cosiddetti immateriali. Quindi, per esempio, Amazon ha negoziato accordi fiscali su misura con vari paesi europei, accordi talmente solidi da reggere finora a tutte le cause civili proposte presso le corti, appunto, europee. Quindi, fondi di investimento controllano sia la realtà delle aziende private, sia le grandi infrastrutture come la rete delle autostrade, la rete elettrica, i rigassificatori, le banche, le assicurazioni, le società energetiche. Però non pagano le tasse in Italia. Quindi stanno guadagnando moltissimo. Nel 2023 la borsa di Milano era tornata, ha avuto un anno di grande successo, le banche hanno avuto utili stratosferici, l'energia ha avuto utili stratosferici con un'impennata delle bollette, mentre per le banche c'era stata l'impennata dei mutui.
E le multi utility la stessa cosa, un'impennata dei costi per i clienti e di profitti per le aziende suddette. Ora, detto questo, vediamo di proseguire con altre cose che volevo dirvi. Allora, andiamo nella pagina. Allora, innanzitutto parliamo dei mass media e del fatto che pochissimi denunciano queste situazioni. Vedete, questo è uno dei rari articoli che ho trovato su una rivista, con tutto il rispetto, definirei piccolina, perché si tratta di Varese News, ma queste sono notizie che appunto non vengono date costantemente con la quantità e la qualità che meriterebbero. Perché, o come già detto molte volte, gli stessi mass media sono di proprietà di queste aziende e quindi certamente non si vanno a scoprire gli altarini. Però, per esempio, questo è un bell'articolo che vi specifica lo strapotere economico, in questo caso, per esempio, di BlackRock, uno dei principali fondi di investimento. Detto questo, volevo farvi capire come ancora il profitto domini, sia il criterio che domini largamente questo mondo. E voi mi direte: beh, ovvio. E io vi risponderei: certo, è ovvio. Peccato che solo nel 2020-2021 c'era stata una pomposissima dichiarazione dell'amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink, che qui trovate diversi articoli che diciamo lo mettono in risalto, e ve ne faccio vedere solo uno in dettaglio, vediamo se viene caricata la pagina. Dicevo, l'amministratore delegato di BlackRock diceva: ok, cari sottoscrittori dei fondi di investimento, sappiate che da oggi in avanti BlackRock non guarderà più solamente al profitto, ma guarderà alla sostenibilità. Eccola qua. Vediamo se riesco a trovare esattamente eccola qua. La sostenibilità è il nuovo standard per BlackRock negli investimenti. Questo dichiarava Larry Fink, l'amministratore appunto di BlackRock, tra il 2020 e il 2021. Peccato che molto velocemente, qualche anno dopo, sia BlackRock che molti altri fondi che avevano dichiarato l'intenzione di diventare molto più sostenibili hanno cambiato idea. Allora, nel frattempo che si carica la pagina, chissà perché ci mette sempre così tanto, vi parlo del fatto che esiste una coalizione che si chiama Climate Action 100, che è dedicata a sostenere quei fondi che invece si occupano, sono sostenibili, scusate, sono sensibili alla sostenibilità. Ma dicevo, dopo poco tempo della dichiarazione di questi fondi di investimento che sarebbero stati molto più attenti alla sostenibilità, hanno cambiato idea. Hanno cambiato idea perché i loro sottoscrittori vogliono tanti soldi e velocemente. Tanti soldi e velocemente. E dell'ambiente, a parte i fondi pubblici, altre tipologie minoritarie, l'ambiente viene messo in secondo piano. Quindi anche questa coalizione che si chiama Climate Action 100, che raggruppa molto più di 100 imprese sensibili al cambiamento, si è vista togliere grossi partecipanti, appunto i principali fondi di investimento che hanno questo peso importantissimo. Detto questo, il consiglio è: seguite comunque Climate Action 100, perché ad oggi riunisce comunque 700 investitori istituzionali con un volume complessivo patrimoniale che supera i 68 mila miliardi di dollari, quindi è comunque rilevante. Però dicevo, BlackRock, JP Morgan,
Vanguard, eccetera, sono usciti appunto da questa coalizione. E tra l'altro, della serie che la politica ci mette sempre il suo zampino, qui vedete la dichiarazione di un senatore texano, orgoglioso del fatto che questi grandi fondi hanno eliminato, diciamo, dai loro criteri di attenzione la sostenibilità. Quindi i repubblicani sono un partito che in maniera piuttosto evidente osteggiano la finanza sostenibile. Quindi se dovesse vincere Trump sarebbe una cattiva notizia per la finanza sostenibile che continua a ripetere essere la soluzione a queste problematiche. Ora, chissà che un po' più di sensibilità su queste tematiche ce lo diano i francesi, i nostri cugini d'oltrampe, perché a parte i video del sottoscritto e qualche altro articolo di giornale, in Francia sta succedendo una cosa particolare, anche qui aspetto che si carichi la pagina, vediamo se ci fa la grazia, i diritti televisivi. Diritti televisivi del campionato di calcio francese. Allora, facciamo il ricaricamento, vediamo se si vede, eccolo qua. Le partite di calcio francesi da tempo sono, diciamo, in problematica trasmissione perché i diritti di trasmissione sono passati di proprietà di una società, di un'azienda che fa riferimento appunto a questi fondi di investimento, c'è una grossa confusione in merito, fallimenti, eccetera, eccetera. Quindi chissà che questa vicenda che afferisce il calcio non dia più voce. Ma al di là di questa che è una mezza battuta, anche se la realtà è assolutamente quella, ribadisco ancora una volta che la soluzione è la finanza etica, quindi in questo caso i fondi etici di investimento che esistono e come, e in particolare la finanza etica. Quindi siamo in buona sostanza in una posizione di circuito vizioso. Si può passare in un circuito virtuoso se coinvolgiamo, o meglio, utilizziamo, diamo in gestione i nostri risparmi ai fondi etici che in Italia esistono e come ci sono SGR, società di gestione del risparmio, che sono appunto diramazione della finanza etica e di cui tutta una serie di informazioni la trovate, come vi ho fatto vedere tante volte, sul mio sul mio sito personale, e quindi la soluzione c'è, altrimenti ricordiamoci di non lamentarci dell'andamento della finanza globale perché la stiamo assolutamente e totalmente finanziando noi tramite i nostri risparmi barra guadagni che vengono dati in gestione o direttamente a società che gestiscono risparmio o alle banche che poi li investono appunto in buona parte anche in questi fondi di investimento. Quindi la soluzione rimane quella della finanza etica. Dopodiché non vi faccio vedere per l'ennesima volta il mio libro resoconto che trovate nel sito di Edizioni Ambiente in cui vi faccio il resoconto dei miei 10 anni in Senato con tutti i link con tutti i collegamenti ai documenti ufficiali. Quindi andando a leggere questo resoconto potete vedere tutta una serie di azioni fatte con i documenti a supporto che testimoniano che non si tratta solo di diciamo illazioni, ma sono azioni vere e proprie che avevo portato avanti. Io ringrazio chi sta seguendo questo corso, spero che lo vogliate diffondere agli amici e ai conoscenti, perché non ci sono argomenti più importanti, nel senso che a cascata chi gestisce denaro, gestisce l'economia,
gestisce la politica, gestisce la comunicazione, gestisce tutti gli aspetti del nostro presente e anche del nostro futuro. Quindi è assolutamente primario conoscere nelle mani di chi ci siamo messi. Io intanto vi do appuntamento alla prossima puntata.